Bene, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare dell'effetto dell'attrito che è presente nelle coppie cinematiche in particolare e nei meccanismi in generale. Allora, riprendiamo il discorso da dove ci siamo lasciati nell'ultima lezione ed in particolare partiamo dal sistema cuneo cardine soltanto sull'ultima parte per ciò che riguarda il moto retrogrado. Va bene? Quindi facciamo lo schema del sistema cuneo cardine. Quindi il telaio lo indichiamo con 1, il cuneo con 2 e il cardine con 3. Questo è il carico agente Q e qui abbiamo una forza motrice che la indichiamo con P. Allora, prima di tutto, come riferimento, così come abbiamo fatto anche per quanto riguarda il moto diretto, schematizziamo subito quello che è l'equilibrio delle forze nel caso ideale, cioè in assenza di attrito. Quindi in assenza di attrito, come ben sappiamo, abbiamo delle reazioni vincolari che sono esplicate tra 1 e 3, tra 2 e 3 e tra 1 e 2, che naturalmente sono perpendicolari alla superficie di contatto per l'assenza delle forze tangenziali di attrito. Quindi le direzioni sono queste che sto schematizzando, naturalmente per l'equilibrio di tre forze. Tali direzioni devono essere concorrenti in un punto al fine di garantire l'equilibrio alla rotazione, come abbiamo detto più volte. Quindi se noi ipotizziamo di conoscere la Q, vogliamo ricavare la P, nel caso ideale, vi ricordo che nel caso ideale non c'è differenza tra moto diretto e moto retrogrado, naturalmente il legame è sempre lo stesso, poiché non intervengono le forze di attrito. Quindi l'equilibrio del cardine e conseguentemente del cuneo viene effettuato in questo modo. Quindi facciamo un disegno abbastanza grande in modo tale da rendere le cose più chiare possibili. Se questa è la forza Q nota, per l'equilibrio del cardine, quindi del membro 3, noi abbiamo tre forze, quindi la reazione 1-3, la reazione 2-3 e naturalmente la Q. Tali forze sono in equilibrio quando naturalmente danno un poligono delle forze chiuso, quindi risultante nulla. Naturalmente qui abbiamo questo piano inclinato di un certo angolo alfa che è noto e quindi naturalmente questo angolo alfa che abbiamo rette rispettivamente perpendicolari è anche uguale a questo. Quindi quando io vado a tracciare la parallela alla normale, la superficie di contatto tra 2 e 3, naturalmente tale retta è inclinata rispetto alla Q che rappresenta in questo schema la verticale di un angolo alfa. Va bene? Quindi questa retta naturalmente deve risultare parallela a questa. Quindi il poligono è chiuso, si può chiudere, quindi abbiamo 0, 1, 2 e 3 che coincide con 0 e quindi possiamo mettere le frecce alle nostre forze. Questa è la reazione vincolare R 2 su 3 e questa è la reazione vincolare di 1 su 3. Questo è l'equilibrio del cardine. Per quanto riguarda l'equilibrio del cuneo, quindi puntando l'attenzione tramite questa superficie immaginaria soltanto sul cuneo e considerando, come detto, in generale un censimento delle forze, abbiamo tre forze in gioco ancora, il cui equilibrio della rotazione è garantito per il fatto che sono concorrenti in un punto, imponiamo l'equilibrio della traslazione e quindi conosciamo le direzioni ed è quello che vado a fare. Ok? Queste sono le direzioni. Naturalmente il punto di partenza di questo secondo poligono delle forze è dato dal principio di azione e reazione, quindi questa è
riparto da qui in sostanza, quindi questo è 0', perché devo considerare la R32 che è uguale e contraria alla R23. Parto da qui, scendo giù, ho la direzione della P e questa è la direzione della R12, quindi posso mettere qui le frecce, quindi questa è R12 e questa è appunto la P. Ma è la P ideale perché noi abbiamo fatto un ragionamento trascurando naturalmente l'attrito, no? Quindi tutte le reazioni vincolari interne ed esterne sono perpendicolari alla superficie in contatto, pertanto diciamo questo è il risultato. Analiticamente l'abbiamo già visto, ma lo riscriviamo perché rappresenta un riferimento da questa figura, poligono delle forze, ho che questa P ideale è semplicemente uguale a Q per la tangente di alfa. Va bene? Ok, questo è il caso ideale che per noi rappresenta un riferimento. Bene, abbiamo visto la volta scorsa in dettaglio il caso del moto diretto vuol dire una velocità che è concorde con la forza motrice P, mentre la Q rappresenta la forza resistente, il moto retrogrado e il moto inverso. Va bene? Quindi noi adesso stiamo puntando l'attenzione, come detto, sul moto retrogrado. Va bene? Moto retrogrado vuol dire che ho questa velocità e questa velocità, che sono naturalmente diverse tra loro, e questo ci può essere diciamo facilmente verificato con la cinematica, ma a noi non ci interessa l'intensità della velocità, ci interessa soltanto il verso per definire in maniera univoca il verso della componente tangenziale di attrito, che naturalmente si oppone alla velocità relativa poiché rappresenta un effetto resistente. Va bene? Ok, questo è quello che riguarda il moto retrogrado. Naturalmente, in considerazione dell'attrito, io ho delle componenti tangenziali nei contatti, nei tre contatti, cioè tra 1 e 3, tra 2 e 3 e tra 1 e 2. Ma questa componente tangenziale, come detto, si oppone alla velocità relativa e la velocità relativa cambia tra il moto diretto e il moto retrogrado, quindi le cose cambiano in presenza di attrito. Viceversa, rimangono identiche se ipotizziamo di rimanere nella condizione ideale. Benissimo. Allora, se questa è la velocità e quindi praticamente il cardine sta scendendo, è evidente che in questo contatto la reazione non sarà più perpendicolare alla superficie di contatto, bensì sarà inclinata in questo modo, va bene? Perché solo in questo modo noi abbiamo una componente tangenziale verso l'alto che si oppone alla velocità relativa. Questa sarà la nuova direzione della reazione 1-3. Bene. Poi dobbiamo andare a considerare la nuova direzione della reazione vincolare esplicata tra 2 e 3, ok? Tra 2 e 3, e naturalmente se questa è la normale alla superficie di contatto, questa sarà inclinata di φ, attenzione, in verso opposto a quanto accadeva per il moto diretto, perché la velocità relativa ha cambiato direzione e quindi conseguentemente anche le componenti tangenziali di attrito hanno cambiato direzione. Va bene? E quindi abbiamo, diciamo, una nuova direzione della risultante, che è inclinata verso sinistra rispetto alla normale, e questo rappresenta l'angolo φ. Ok? Ed ancora, per quanto riguarda la reazione vincolare di 1 su 2, siccome vedete la velocità del cuneo è questa volta verso sinistra, è naturale che anche la reazione R12 non sarà più verticale, bensì inclinata in modo tale da opporsi a questo moto relativo, quindi mi deve dare una componente tangenziale di questo tipo, quindi è inclinata verso destra. Va bene?
Quindi mettiamo soltanto questa direzione per tenere a mente che è inclinata verso destra. Poi naturalmente le tre direzioni devono comunque risultare concorrenti in un punto, altrimenti non è verificato l'equilibrio alla rotazione. Ok? Bene. Adesso andiamo a sviluppare il ragionamento nel caso di moto retrogrado su questo poligono, va bene? E andiamo a costruire due poligoni delle forze che rappresentano l'equilibrio alla traslazione rispettivamente di cardine e di cuneo, va bene? Ok, allora abbiamo che la Q naturalmente ha la stessa direzione, la R2-3, se questa era la direzione della normale, sarà ora inclinata di phi verso sinistra, perché così si oppone al moto relativo, e quindi indichiamo questa direzione. Bene, questa direzione che è definita da un angolo phi in senso antiorario rispetto alla direzione del caso ideale, che era quella della normale alla superficie di contatto. In maniera analoga anche la R1-3, come vedete, è inclinata di phi, ma questo phi naturalmente lo possiamo misurare anche in questo modo, e abbiamo quest'altra direzione, quindi qui abbiamo ancora phi per quanto riguarda la reazione 1-3. E quindi individuiamo questo punto di intersezione tra queste due direzioni arancioni, va bene? E quindi il poligono deve essere naturalmente chiuso, quindi ho Q, ho la nuova R2-3, che non è quella ideale, qui metto un apice I per ricordarci che tutto ciò fa riferimento al caso ideale, e qui, ripeto, abbiamo una R2-3 senza l'apice I, poiché è nel caso reale moto retrogrado. Quest'altra, analogamente, rappresenta la R1-3. Quindi, come vedete, la R1-3 ha una componente verticale verso l'alto che si oppone alla velocità relativa, la R2-3 ha una componente tangenziale verso sinistra che si oppone alla velocità relativa di 3 rispetto a 2, e l'abbiamo verificato l'altra volta con un poligono delle velocità dalla legge dei moti relativi. Ok, benissimo. Questo riguarda l'equilibrio del cardine in maniera analoga a quanto fatto nel caso ideale. Nel caso di moto diretto andiamo a fare l'equilibrio del cuneo in modo tale da definire una relazione analoga a questa, simile a questa, tra la forza motrice reale e il carico Q. Evidentemente in questa formula ci aspettiamo che diciamo compaia il coefficiente d'attrito, ovviamente. Coefficiente d'attrito o l'angolo di attrito. Bene, andiamo a guardare quindi il cuneo e stesso ragionamento, principio di azione e reazione, quindi riparto da qui, indico ancora con 0', però in arancione, che fa riferimento al caso con attrito. Qui abbiamo il punto, se volete, 1', perché qui abbiamo la R3-2 che è uguale e contraria, perché sto considerando ora l'equilibrio del cuneo e non più del cardine. Questa è la direzione della P, che rimane sempre la stessa, e poi abbiamo la direzione della R1-2. La R1-2, attenzione, come vedete, presenta una componente tangenziale che si deve opporre al moto relativo, perché sto considerando il moto retrogrado, quindi, come già detto, è inclinata verso destra di phi, va bene? Quindi se io qui riporto questa verticale, questo rappresenta un riferimento perché questa nuova direzione della R1-2 sarà orientativamente questa qui. Ok?
perché se vi porto qui nuovamente la perpendicolare, questo angolo deve essere φ, va bene? Deve essere φ, così come sarà φ anche questo, no? Perché questi sono alterni interni tra due rette parallele. E quindi come si chiude il secondo poligono delle forze? Allora, abbiamo una R32 che arriva in questo punto, questa sarebbe la nuova P, cioè la P reale del moto retrogrado, e poi ho quest'altra direzione che va a chiudere il poligono qui, che rappresenta la R12 reale caso di moto retrogrado. Ok? Quindi abbiamo risolto il problema per via grafica. Come vedete, ho una P che è maggiore di 0 in questo caso, un P maggiore di 0, quindi cosa vuol dire? Che il carico sta scendendo, ma per scendere a velocità costante, quindi a regime, a velocità costante devo applicare una forza frenante, altrimenti ho un'accelerazione naturalmente. Ok? Ma questa forza, contrariamente al moto retrogrado ideale, è minore. Perché? Perché ci sono le forze di attrito che mi aiutano a frenare, ovviamente. Ok? Quindi questa forza qui, nel caso di moto retrogrado, naturalmente sarà inferiore. Nel caso di moto diretto, abbiamo visto l'altra volta, sarà maggiore, perché se io vado a spingere devo vincere non soltanto il carico ma anche le forze di attrito, e quindi sarà più grande di quella ideale. Nel caso di moto retrogrado, ribadisco, siccome il moto è inverso e quindi la P svolge un ruolo frenante, ovviamente sarà inferiore perché le forze di attrito mi aiutano a frenare. Ok? Benissimo. E questo è un discorso importante. A questo punto passiamo da questa schematizzazione alla formuletta corrispondente a questa. Possiamo arrivare a questa formuletta ragionando su questa figura, così come abbiamo fatto nei casi precedenti, e andiamo quindi a considerare questi due triangoli, il triangolo corrispondente al primo poligono e quello corrispondente al secondo. Sono due triangoli qualsiasi, quindi applichiamo la trigonometria, in particolare il teorema dei segni. Quindi R23 sta a questo angolo, va bene? Ma quell'angolo, come vedete, sarebbe 90 meno φ, ok? Lasciamolo scritto così, seno di 90 meno φ, così ci ricordiamo i passaggi, anche se è banale capire che lì compare il coseno, ma questo lo vediamo dopo. Quindi R sta al seno di questo angolo, come la Q sta al seno di questo angolo qui, va bene? Quindi qui abbiamo Q che sta al seno di questo angolo, ma questo angolo non è proprio di immediata determinazione. Chiaramente è semplice, ma non è immediato, quindi questo lo possiamo ricavare come? Allora, 180 gradi meno la somma degli altri due, ma uno abbiamo già detto che è uguale a 90 gradi meno φ, ok? L'altro intendo questo qui, che ha anche la sua importanza, è uguale ad alfa meno φ. Ok? 180 meno 90 meno φ meno alfa meno φ. Ok? Così sappiamo praticamente da dove viene fuori. Facciamo tutti i passaggetti, anche quelli banali. Quindi qua abbiamo 180 meno 90 più φ meno alfa più φ. Ok? Quindi abbiamo alla fine 90 meno 90 meno alfa meno 2 φ, giusto? Perché metto il meno
fuori della parentesi. Ok? Benissimo. Quindi questo mi consente di andare a ricavare subito, ad esplicitare la R23. La R23 sarà uguale alla Q per il coseno di Φ diviso il coseno naturalmente di alfa meno 2 Φ. Ok? Questo è quanto viene fuori dall'analisi del primo poligono delle forze, quello corrispondente al cardine. Va bene? In maniera analoga andiamo ora a ragionare sul secondo poligono, è anch'esso un triangolo qualsiasi, applichiamo ancora il teorema dei seni. Va bene? E allora, così facendo, cosa possiamo scrivere? Possiamo scrivere che la R32, che scalarmente è uguale alla R23, anche se opposta per il principio di azione e reazione, sta a questo angolo, ma questo angolo, come vedete, è 90 più Φ. Va bene? Quindi sta al seno di 90 più Φ. E ancora, questo sarà uguale alla P, perché alla fine io voglio trovare un legame tra P e Q, come P sta al seno di quest'altro angolo del secondo poligono di equilibrio. Bene, come fatto prima, per essere più chiari, facciamo tutti i passaggetti, quindi qui abbiamo 180 gradi meno la somma di questi due. Uno già sappiamo che è uguale a 90 gradi più Φ, e poi abbiamo quest'altro, ok? Quest'altro angolo che è uguale a 90, dunque 90 più Φ, no, è uguale a 90 meno alfa meno Φ. Qui meno 90 meno alfa meno Φ. Perché questo qui è alfa meno Φ che abbiamo considerato prima. Tutto quanto naturalmente è 90, 90 meno alfa meno Φ. Giusto? Ok, anche qui andiamo a fare anche questi passaggetti banali, quindi 180 meno 90 meno Φ meno 90 più alfa meno Φ. Quindi qui scompare tutto e rimane alfa meno 2 Φ. Benissimo. Quindi alla fine che cosa otteniamo? Guadagnare un po' di spazio, ma comunque otteniamo che la P sarà uguale alla R32, che però è uguale a questa scalarmente, quindi sarà uguale ad una Q coseno di Φ diviso il coseno di alfa meno 2 Φ, che è questa, che moltiplica il seno, abbiamo detto, di alfa meno 2 Φ meno 2 Φ. E qui abbiamo il seno di 90 più Φ, che è il coseno di Φ. Ok, quindi queste due qua si semplifica, il risultato finale di questo ragionamento è il seguente, che la P nel caso reale di moto retrogrado sarà uguale ad una Q che moltiplica una tangente di alfa meno 2 Φ. Questa è la formuletta finale, ok? Tanto è vero che per Φ uguale a 0 ritrovo Q tangente alfa, giustamente. Va bene? Ok. Allora, dimostrato questo, passiamo, la cosa è molto agevole, ad esprimere il rendimento nel caso di moto retrogrado. E questo è uguale all'inverso del rendimento
modo diretto, ma diciamo in termini di calcolo, quindi naturalmente non viene maggiore di 1, sarà sempre minore o uguale a 1, per il semplice fatto che in questo caso questo viene calcolato come il, questo rapporto, cioè della P diviso la P ideale. Nel caso di moto, nel caso di moto diretto, è il rapporto tra la P ideale sulla P reale, perché la P reale è maggiore, perché deve vincere le forze di attrito e quindi naturalmente viene minore di 1. Nel caso di moto retrogrado si calcola come l'inverso, ma viene sempre minore di 1, naturalmente. Ok? Quindi ho che la P, dove sta? L'abbiamo espressa qui, quindi abbiamo semplicemente Q tangente di alfa meno 2 Φ diviso la P ideale che sta qui, cioè Q tangente alfa. Quindi la Q scompare e otteniamo la formuletta finale che vi riscrivo qui, il rendimento nel caso di moto retrogrado è dato dal rapporto della tangente di alfa meno 2 Φ diviso la tangente di alfa. Questa è un'altra formuletta che va tenuta a mente in quanto esprime il rendimento nel caso di moto retrogrado. Vedete che anche qui, se Φ è uguale a 0, il rendimento è uguale a 1, naturalmente, in assenza di attrito, cioè nel caso ideale. Va bene? Ok, a questo punto andiamo a considerare diverse situazioni che possono verificarsi, diverse situazioni andando a comparare l'angolo alfa con Φ sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto nel caso del blocco che scorre su un piano inclinato. Però ci sono delle piccole differenze. Delle piccole differenze perché in questo caso abbiamo alfa meno 2 Φ e questo diventa uguale a 0. Diventa uguale a 0 quando Φ è uguale a, naturalmente, ad alfa mezzi. Ok? Questo è quanto viene fuori nel momento in cui l'argomento di quella funzione trigonometrica, quindi alfa meno 2 Φ è uguale a 0. Quando qui abbiamo che questo è uguale a 0, cioè quando alfa è uguale a 2 Φ, va bene, e quindi per Φ è uguale ad alfa mezzi, praticamente il numeratore è uguale a 0, il rendimento va a 0. Ok? Quindi come conseguenza di questo io ho che il rendimento retrogrado va a 0. Va bene? E questo è un risultato importante, ma questa è la condizione limite. La condizione limite che ci aiuta naturalmente a capire come stanno le cose. Allora, in questi poligoni delle forze, mi riferisco a quelli arancioni, cioè quelli che corrispondono al caso reale di moto retrogrado, ho ipotizzato di essere nella condizione in cui Φ è minore di alfa mezzi. Va bene? Andiamo qui a tracciare la bisettrice dell'angolo alfa, così questo ci aiuta a ragionare. Vedete, questo è alfa. Se io traccio qualitativamente la bisettrice, ottengo questa retta. Questa è la bisettrice, diciamo che questo angolo è l'angolo alfa mezzi. Va bene? Rispetto naturalmente a questa, dove naturalmente anche questo è uguale ad alfa mezzi, essendo quella blu la bisettrice di tale angolo. Quindi nella costruzione dei poligoni delle forze io ho ipotizzato, vedete, una Φ che sta prima della bisettrice e quindi una Φ minore di alfa mezzi. Quindi quando Φ è minore di alfa mezzi,
Qual è il risultato? È quello che abbiamo visto prima, in quello schema. Quindi come risultato io ottengo che la P è maggiore di 0 e minore della P reale. Va bene? Ma è maggiore di 0. Ok, naturalmente il discorso dell'attrito e il discorso dell'angolo, sapete che il sistema cuneo cardine può essere, come detto la volta scorsa, associato anche al sistema vite madre vite, l'angolo di inclinazione del filetto può variare, dipende dal passo prima di tutto, nonché dal raggio medio del cilindro primitivo della vite, va bene? E quindi naturalmente posso avere varie combinazioni, per cui può risultare anche che φ sia maggiore di alfa mezzi. Ok? Andiamo a vedere che succede con un po' di attenzione ai poligoni delle forze nel momento in cui φ è maggiore di alfa mezzi, cioè vado a superare la bisettrice blu. Va bene? Allora provo ad usare un altro colore per rendere le cose più chiare. Quindi abbiamo detto una φ misurata sempre rispetto alla normale che va ora a superare alfa mezzi, quindi la bisettrice. La disegno qui, per esempio. Ok? Questa è la φ che è maggiore di alfa mezzi. Ci siete? Naturalmente anche la direzione della R13 cambia, perché è aumentato φ, ipotizzando di tenere costante alfa, va bene, e questa si inclina un po' di più, ok, e come vedete abbiamo questo punto di intersezione. Fin qui penso che non ci siano problemi. Ho il nuovo poligono delle forze, che è questo, quello verde, e siamo a posto per quanto riguarda l'equilibrio del cardine. Ma attenzione all'equilibrio del cuneo. Il ragionamento è sempre lo stesso, però cambiando gli angoli le cose cambiano. Va bene? Quindi riparto da qui, vado giù, perché ho la R3-2 uguale contraria, e quindi ritorno a questo punto qui. Cosa dovrei fare? Dovrei fare qui? Dovrei andare a riportare sicuramente la direzione della P, che l'allungo, che è sempre la stessa, ma devo riportare anche la direzione della R1-2, che è inclinata verso destra. Inclinata verso destra però ora di un angolo φ che è maggiore di alfa mezzi. Essendo maggiore di alfa mezzi, praticamente è più inclinata di questa e quindi se ne viene da quest'altra parte. Questa è la differenza appunto sostanziale. Ok? Quindi andiamo prima a fare lo schema in questo modo. Quindi rispetto alla normale io qui ho un angolo φ maggiore di alfa mezzi e naturalmente il poligono può chiudersi soltanto quando la P è diretta verso sinistra, cioè è negativa. Ok? Quindi questa è la P e questa naturalmente sarebbe la R1-2 che va a chiudere il poligono. Risultato è che ho ottenuto una P minore di 0, come preannunciato, quindi la P del moto retrogrado per φ maggiore di alfa mezzi è minore di 0. Quindi quando l'attrito è alto, per ottenere moto retrogrado, quindi con queste velocità, io devo addirittura tirare. Se questa P la porto a 0, cioè non tiro, si ferma, e quindi ho, come già
accennato a proposito del blocchetto sul piano inclinato, un sistema irreversibile. Cioè posso ottenere modo inverso, ma devo applicare una forza contraria, devo tirare. Vi ricordate, vi ho fatto l'esempio del crick dell'automobile, no? Che è un sistema vite madre vite, solitamente, e quindi in quel caso voi applicate una coppia, perché poi c'è un meccanismo di trasmissione, in genere una coppia di ruote coniche, applicate su questa manovella una coppia, sollevate e poi quando lasciate si ferma. Ottenete il modo inverso applicando una coppia a contrario. Va bene? E qui lo vediamo perché abbiamo una forza, però vi ricordate quando abbiamo introdotto il sistema cuneo cardine, abbiamo messo in evidenza l'analogia con vite madre vite, abbiamo visto come la forza è collegata alla coppia. Quindi in effetti stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi si verifica quello che si chiama arresto spontaneo. Ecco, voglio spendere ancora qualche parola su questo discorso relativamente alla condizione limite. Questa è banale ricavarla dalla formula del rendimento, perché ho la tangente di alfa meno 2φ, quindi naturalmente il numeratore va a 0 solo quando alfa è uguale a 2φ, appunto. Ma vediamo di capire graficamente che cosa succede. Ecco, se io scegliessi proprio una φ uguale a 2 alfa, vado a finire proprio sulla bisettrice, ok? Ma se io vado a finire proprio sulla bisettrice, ho un primo poligono che naturalmente si chiude su questa retta blu per quanto riguarda l'equilibrio del cardine. Per quanto riguarda l'equilibrio del cuneo, io dovrei muovermi su questa stessa retta, tracciare ancora una volta la parallela della P, che è sempre la stessa, però poi ho questa direzione della R1,2 che sarebbe inclinata, sempre di un angolo φ, ma un φ che è uguale ad alfa mezzi. Quindi vuol dire che il poligono si riduce a questo stesso tratto. Va bene? Perché io qui ho ancora l'angolo φ che è uguale ad alfa mezzi. Quindi la P va a 0 che si riduce a un punto, in altri termini il triangolo si schiaccia, scompare un lato dei triangoli e in particolare scompare il lato che corrisponde alla P, tant'è vero che la P va a 0, ok? Va bene, allora su questo possiamo dire di aver concluso e andiamo avanti sempre per quanto riguarda l'analisi dell'effetto dell'attrito nelle coppie cinematiche. Puntiamo ora l'attenzione sulle coppie rotoidali, ok? Allora, la coppia rotoidale vuol dire accoppiamento perno-cuscinetto. Fino ad ora abbiamo schematizzato la coppia rotoidale con un semplice cerchietto nello schema cinematico per l'analisi statica, analogamente vedremo nell'analisi dinamica, ma se noi andiamo a zoomare, diciamo con la lente di ingrandimento, che cos'è la coppia rotoidale, come viene realizzata dal punto di vista meccanico, è un accoppiamento perno-cuscinetto. Poi ci sono diversi tipi di cuscinetti, ci sono i cuscinetti a rotolamento, ci sono i cuscinetti a strisciamento, lubrificati o non lubrificati. Bene, noi ci mettiamo nella situazione di perno-cuscinetto asciutto, quindi in condizioni di contatto diretto, non mediato, attraverso la presenza di un lubrificante, ok? E vogliamo vedere che cosa cambia rispetto al caso ideale. Naturalmente, per porre in evidenza le differenze, dobbiamo fare una rappresentazione zoomata, insomma, di perno cuscinetto, ed è quello che mi appresto a fare. Quindi questo possiamo dire che è il cuscinetto, quantomeno la sede del perno, che la ritengo per comodità fissa, e all'interno di questo foro, di questa sede, che potrebbe essere appunto quella di una bronzina, di un cuscinetto a strisciamento per esempio, viene posizionato il perno. Naturalmente tra perno e cuscinetto è sempre presente un gioco, perché a
altrimenti avrei un accoppiamento forzato e quindi non avrei il moto relativo, no? È ovvio che è presente un gioco, ma nella meccanica, diciamo, le nostre unità di misura sono diverse, diciamo, da quelle dei colleghi civili, per esempio. Cioè, noi abbiamo a che fare con i decimi, con i centesimi di millimetro e qualche volta anche con i millesimi di millimetro nel caso della meccanica di precisione, ok? Quindi quando parlo di gioco sto parlando di... Però ovviamente nello schema esagero per mettere in evidenza queste differenze. Quindi vado a disegnare qui un'altra circonferenza interna che è in contatto in questo punto con la sede del cuscinetto in questo modo, va bene? Come vedete ho esagerato. Allora, il cuscinetto rappresenta un supporto, cioè un punto d'appoggio, perché noi nella progettazione delle macchine operiamo, come detto più volte, una trasmissione, una trasformazione del moto, variando le velocità, variando il tipo di moto rigido, le applicazioni sono infinite, e utilizziamo per esempio degli alberi. Su questi alberi sono calettate delle ruote dentate, sono calettate, non so, un disco di un freno, un volano, una puleggia, una carrucola, però poi alla fine questo albero lo dobbiamo mantenere, no? Deve essere appoggiato da qualche parte e quindi questi rappresentano i supporti, ok? Ma non sono dei supporti fissi perché siamo nella meccanica e quindi naturalmente ho moto relativa. Allora, nel supporto vengono trasmesse delle forze, quindi immaginiamo qui di avere una forza, quindi un carico trasmesso dal perno al cuscinetto, va bene? Immaginiamo che questo carico sia P. Allora, nel caso stazionario, in assenza di moto relativo, diciamo macchina ferma, è ovvio che il punto di contatto è questo, nella direzione della forza, e naturalmente la superficie di appoggio esplica una reazione vincolare, cioè mantiene praticamente il perno, e quindi qui ho una reazione vincolare che la indico con R. Qual è l'equilibrio? Due forze uguali al contrario, P uguale a R, banale, va bene? Attenzione però, perché questo si verifica anche in presenza di moto relativo, ma nel caso ideale, cioè senza attrito. Quindi se noi andiamo a considerare un moto relativo e quindi una velocità angolare omega, se qui ho un vincolo liscio, ok, cioè non scabro, liscio, questo scivola e il punto di contatto rimane quello, ok? Cioè scivola su questo punto perché non c'è alcuna forza tangenziale, ovviamente è il caso ideale, nessuna forza tangenziale e quindi le cose non cambiano. Quindi praticamente tra il caso stazionario, macchina ferma, o il caso diciamo di presenza, come solitamente è, di moto relativo, se ci mettiamo nelle condizioni ideali in cui l'attrito non entra in gioco, naturalmente non cambia nulla. Allora, per rendere forse le cose un po' più intuitive, immaginate per esempio di avere uno spezzone di albero che può essere per esempio schematizzato in questo modo e qui abbiamo una parte di appoggio, ecco, facciamo così per esempio, bene? Quindi abbiamo l'appoggio di questa parte dell'albero e abbiamo qui una certa velocità angolare omega. Velocità angolare omega dove qui abbiamo naturalmente il carico trasmesso P. Va bene? Questo sarebbe il... Immaginate di fare una sezione in quel punto. Ritorniamo a noi.
presenza di attrito. Ecco, quando è presente l'attrito, immaginando che questo sia fisso, perché questo qui è il supporto, poi c'è l'albero che appoggia lì e ruota naturalmente, e questo rimane fermo, se c'è l'attrito qui ho delle forze tangenziali naturalmente, che sono legate al coefficiente di attrito dinamico, perché è in presenza di moto relativo. Quindi, per usare delle parole semplici e rendere la cosa più intuitiva, mi viene da dire che il perno all'interno del cuscinetto si arrampica, lasciatemi dire, ok? Cioè il punto di contatto passa da questa posizione, va a salire, è come se tentasse di arrampicarsi nella superficie interna, ok? Ma ciò è possibile solo per la presenza dell'attrito al contatto. Diciamo, nel caso esagerato in cui si passa, sto immaginando una situazione anomala naturalmente, in cui l'attrito è talmente grande che non è più attrito dinamico, ma addirittura è aderenza, se è aderenza questo diventa centro di istantanea rotazione, perché è un contatto di puro rotolamento. E quindi questo disco, o l'estremità dell'albero, si arrampica all'interno generando quello che si chiama un moto ipocicloidale di puro rotolamento. Ovviamente questo è un caso estremo, nella realtà dei fatti o strisciamento, ma il punto di contatto si sposta da qui a qui, per esempio. Va bene? Attenzione nel verso della, opposto alla omega, naturalmente. E ora il punto di contatto non è più questo, ma è diventato quest'altro. Questa è la tangente al punto di contatto, e questa è la normale al punto di contatto. Naturalmente, trattandosi di circonferenze, la normale passa per il centro, giusto? Quindi che tipo di forze ho al contatto qui? Ho una componente tangenziale dovuta all'attrito, una componente normale, normale va a finire verso il centro, eh? Ok? Quindi ho questa componente, schematizzando, che la indico con N, e ho una componente tangenziale. La componente tangenziale si deve opporre alla omega, no? Perché se fosse a favore avrei una forza motrice, ma non è così, insomma. Va bene? E qui avrei una T che è diretta in questo senso. La somma vettoriale di queste due che cosa mi deve dare? Mi deve dare la R. Va bene? Quindi in sostanza io posso dire che la R sarà uguale alla N più la T come somma vettoriale. Inoltre so che poiché ci troviamo in condizioni di moto relativo, cioè di attrito dinamico, vale anche quest'altra relazione, forma scalare T uguale ad F per N, giusto? Dove la F è anche uguale alla tangente di Φ dinamico per N. E su questo siamo d'accordo. Però non dobbiamo dimenticarci che l'equilibrio del perno deve essere verificato. Prima era verificato perché P era uguale ad R, ma naturalmente P deve essere ancora uguale ad R per garantire l'equilibrio alla traslazione, ma R a sua volta è somma di queste due componenti. Quindi, morale della favola, io devo andare a tracciare qui una parallela alla P, va bene? E poi queste due forze, con queste due componenti, chiaramente devono dare questa la facciamo un po' più corta, ok? Quindi questa qui è la N, questa è la T e questa qui diventa la R, va bene? Questa è la R. Ma siccome T è uguale ad Fn, cioè uguale alla tangente di Φ per N, è naturale che questo angolo qui è uguale a Φ. Va bene? Quindi, come vedete, la P è uguale alla R. Generano però una coppia, come è giusto che sia, perché io mi aspetto di avere un momento resistente che è dovuto alla presenza dell'attrito nella coppia rotoidale, va bene?
Tant'è vero che geometricamente io posso andare ad individuare questo braccio rispetto al centro O che lo indico con ρ. Geometricamente questo ρ a che cosa è uguale? Se il raggio del perno, lo indico qui, in realtà vado a confondere il raggio del perno con quello del cuscinetto per i motivi detti prima, perché le differenze sono, diciamo, inferiori al millimetro sicuramente. Quindi questa è la R e quindi sarà R anche questo, quindi ρ è uguale a R sen φ. Come vedete, questa relazione è una relazione puramente geometrica, perché solitamente io conosco R, il raggio del perno, cioè il raggio di questo spinotto in sostanza, o dell'estremità dell'albero, che è funzione del, quindi questo R, poi ho questo φ dove φ deriva dall'arco tangente del coefficiente d'attrito. Quindi io sono in grado di calcolare ρ, va bene? Da questa informazione, da R e da F. Se vado a considerare ora il momento di questa forza, mi rendo subito conto che io ho qui un momento resistente che si oppone alla omega, ovviamente non sarebbe resistente, e questo momento è esprimibile in questo modo, è uguale al momento di questa forza, cioè scalarmente sarebbe R per ρ, giusto? R per ρ, ma R è uguale e contrario a P per l'equilibrio della traslazione verticale, quindi ho P per ρ, ma ρ a che cosa è uguale? Ad R sen φ. Quindi come vedete io sono nelle condizioni di calcolare il momento resistente, perché io conosco la P, conosco il raggio del perno e conosco la φ, sapendo che F è uguale alla tangente di φ. Quindi sono in grado di calcolare il momento resistente dovuto all'attrito nel momento in cui ho quelle informazioni. Va bene? Attenzione, perché questo ragionamento noi lo possiamo ripetere tranquillamente andando a cambiare la direzione della B. Questo è il carico trasmesso della B, va bene? Però noi possiamo immaginare di modificare le cose e dire che cosa succede quando la direzione della B è questa. Faccio lo stesso identico ragionamento fatto prima, con la sola differenza che ora devo considerare questa nuova direzione. Come sarà posizionata la ρ rispetto alla direzione della B? Sempre a 90 gradi. Vedete, qui è a 90 gradi. Quindi se io cambio la direzione della B, ρ sarà uguale, perché come vedete dipende solo da R e da φ, però sarà ruotato e nuovamente posizionato a 90 gradi. Quindi diciamo che troviamo questo punto. Se questo ragionamento noi lo facciamo per tutte le rette che fanno fascio per il centro O, questo punto arriverà a tracciare una circonferenza. Questa circonferenza è molto importante perché si chiama cerchio di attrito. Va bene? Ok, ed è quello che vado a tracciare. Va bene? Quindi che cosa deduco da questo ragionamento? Deduco che il raggio del cerchio d'attrito è ρ e lo posso calcolare sempre. Noto il raggio del perno e noto il coefficiente d'attrito dinamico. È sufficiente per ricavare ρ. Nel momento in cui conosco ρ, sono in grado di disegnare il cerchio d'attrito. Ma cosa mi serve il cerchio d'attrito? Che la reazione sarà sempre tangente al cerchio d'attrito. Cioè la reazione di accoppiamento perno-cuscinetto, ripeto, sarà sempre tangente al cerchio di attrito. E questo ci agevola nell'analisi dinamica dei meccanismi
con presenza di attrito e quindi con un certo rendimento naturalmente inferiore di 1 per l'effetto appunto dell'attrito. Allora a questo punto facciamo un break, ok? Perché